di 5 feriti gravi per i botti, il bilancio della notte di Capodanno in provincia di Salerno. L'episodio più grave si è verificato a Cava dei Tirreni, dove un 35enne ha perso una mano a seguito dell'esplosione di un petardo. L'uomo è stato accompagnato immediatamente presso l'ospedale Santa Maria dell'Olmo e successivamente a Napoli, dove i medici si sono visti costretti ad amputare la mano. Sempre a Cava, un 24enne è ricoverato in prognosi riservata per via di una frattura ossea all'orbita destra ed una contusione polmonare. A Capaccio, invece, due ragazzi di 19 e 17 anni sono rimasti gravemente feriti mentre cercavano di far esplodere dei botti nei pressi di un bar situato in via Laura Mare. Il 19enne ha perso un dito, mentre il 17enne ha riportato delle ferite ad un braccio. Entrambi sono stati trasferiti presso l'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. A Mercato San Severino, infine, un commerciante rischia la perdita dell'occhio a seguito dell'esplosione di un petardo.